Centrale del Mercure, 10 anni per capire cosa fare, 4 operai su 10 miniere. I lavoratori della centrale Enel del Mercure chiedono garanzie sul loro futuro occupazionale in vista della conferenza dei servizi organizzata dalla Regione Calabria per il 10 ottobre. E questa mattina, per protesta, 4 operai della centrale Enel di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, sono saliti in una ciminiera dell'impianto. La loro preoccupazione è che ogni decisione sul futuro dei 100 dipendenti della centrale venga ulteriormente rinviata, determinando così altri ritardi. Quella del Mercure è una storia nella quale sembra non abbia mai il finale. La partita sembrava chiusa dopo che nell'agosto scorso il Consiglio di Stato ha annullato per un vizio di forma il decreto della Regione Calabria emesso il 13 settembre 2010 che autorizzava l'Enel all'esercizio della centrale a biomasse del Mercure ai confini tra la Calabria e la Basilicata. L'Enel pensava di attivare l'impianto per renderlo una delle centrali più grandi d'Europa, ma contro questa ipotesi da anni viene avversata da ambientalisti, cittadini e enti locali. Lo stop al progetto è arrivato per un vizio procedurale dovuto alla mancata convocazione di una delle parti alla conferenza dei servizi da parte della sesta sezione del Supremo Organo di Giustizia Amministrativa. Nel 2002 la provincia di Cosenza, all'epoca indicata a presiedere la conferenza dei servizi, aveva rilasciato l'autorizzazione al termine di 3 conferenze dei servizi durante le quali diedero il loro parere favorevole il Parco del Pollino, la Regione e l'ASL di Castrovillari. E così l'Enel diede avvio ai lavori di riaccensione della centrale investendo circa 70 milioni di euro. Dopo il KO del Consiglio di Stato, la partita sulla centrale di Laino sembrava finita. Ma il nuovo iter accelerato in regione grazie all'intervento dei consiglieri del PDL dà nuova speranza ai lavoratori della centrale del settore delle biomasse e dell'indotto. La prossima conferenza si terrà appunto il 10 ottobre, ma nell'attesa i lavoratori, per paura di perdere il posto di lavoro, sono già sul piede di guerra.